Le montagne come culla, come patria, come orizzonte, hanno sempre cresciuto uomini singolari e difficili. Eppure in questa singolarità, in questo diverso modo di affrontare la vita e i propri simili, c'è qualche cosa che rende questi uomini universali. È il continuo raffronto con la difficoltà, con lo sforzo e con il rischio, ed è l'aspirazione a una cima che li liberi definitivamente dalla loro condizione. Uno dei personaggi più rappresentativi di questo mondo, dove per ogni atto della vita si deve salire o scendere, uno degli esempi più schietti e forti di questa razza di malgari, di boscaioli, di bracconieri, di alpinisti ed esploratori, è stato ed è Ignazio Piussi, friulano. Atleta naturale, dotato di straordinario equilibrio, resistenza e forza fisica, conoscitore profondo di ogni aspetto della natura, alpinista intraprendente, coraggioso e tenace come pochi della sua generazione, Piussi va annoverato tra le figure più complete e interessanti di un dopoguerra italiano tutto proteso alla conquista di nuovi spazi, di nuove esperienze, di conoscenze nuove. La sua formazione umana e psicologica, tuttavia, affonda le radici in un mondo ancora antico per economia e cultura. Ignazio Piussi nasce nel 1935 a Pezzeit, nella Val Raccolana, una remota valle delle Alpi Giulie, ma subito si trasferisce a Piani di Là, il paesino dei suoi avi, dove trascorrerà l'infanzia. A chi non è del posto, occorre un po' di senso dell'umorismo per chiamare Piani questo paesino della Val Raccolana dove Ignazio ha trascorso la sua infanzia. C'è infatti così poco di piano in questo canale angusto e serrato che su quel fianco dove i pendii si sono fatti di un poco meno ripidi, la gente ha strappato un fazzoletto di verde al bosco, vi ha costruito un villaggio di 20 case, stretto come la stradicciola che lo attraversa, e lo ha chiamato con un nome che è più un'aspirazione che un vero e proprio toponimo. Piani non è che un piccolo davanzale sulla valle che due mondi opposti attraevano. In basso, quello di Chiusaforte, che era dell'emigrazione, della ferrovia, della legge. In alto, quello della Sella Nevea, che era delle malghe, della caccia, delle guide alpine. Ignazio è l'ultimo di 10 figli ed è l'erede di una stirpe di cacciatori, di pastori e di guide alpine. Suo bisnonno Giuseppe Piussi, detto il Puccic, era stato la prima guida della valle. Guida era stato suo nonno Ignazio Senior. E guida era stato il suo prozio Osvaldo Pesamusca, che aveva accompagnato niente meno che Cughi nelle sue esplorazioni sulle Giulie. Ma dopo la Prima Guerra Mondiale, così come l'aveva assunta, il mestiere di guida perde la sua importanza. Suo padre Giuseppe, infatti, non è che un povero malgaro che stenta, per antica tradizione, a sfamare i 10 figli avuti da Virginia della Mea. Provvidenziale sarà nel 1943 la possibilità che i Piussi avranno di scendere dalla Val Raccolana e di trasferirsi a Sant'Antonio, vicino a Tarvisio, dove cominceranno a fare i contadini. Durante l'estate, tuttavia, i Piussi continueranno a gestire alcune malghe sui piani del Montasio e sotto gli Offuart. Sono quattro tra fratelli e sorelle, i figli di Giuseppe Piussi che salgono alle malghe con il padre Casaro, e Ignazio è il più piccolo e inquieto.
trascorre tutta l'infanzia e parte della sua adolescenza al cospetto di quei monti e con un occhio che però non è già più quello dei suoi avi, ne scruta i tragitti più impervi, ne immagina i percorsi nuovi. Sono anni di indigenza quelli, avari di agi, alle volte persino di cibo, ma generosi di stimoli e di esperienze di vita. Il padre lo inizia alla caccia, che allora nella zona era ancora una pratica necessaria all'integrazione alimentare, e Piussi si farà la fama di esperto bracconiere. Beh, era i nostri tempi un'infamia. Eravamo in parecchi che andavamo a caccia di frodo perché era una necessità. E poi qui di cacciatori a quel tempo, diciamo 40 anni fa, e con la licenza saranno stati per la verità tre cacciatori in tutta la valle che avevano la licenza. Tutto il resto se la facevano nel bosco, insomma. È ancora un bambino quando uno dei corteggiatori delle sue numerose sorelle gli regala un paio di vecchi sci. Io li usavo naturalmente senza attacchi. Uno si è rotto subito, anzi l'ha rotto mio fratello usandoli. Dopodiché siamo trasferiti a Tarvisio e lì io durante la guerra avevo trovato un paio di sci abbastanza buoni. Naturalmente si rompevano e venivano riparati con delle lamiere, delle lamiere di latta, di bidoni di conserva, con dei chiodini. Era un falegname molto bravo. E ho cominciato, cioè si sciava, durante l'inverno si era sempre fuori con gli sci. Poi ho cominciato a fare delle attività sciistiche, delle gare di fondo con gli sci da discesa, chiaramente. Nel 48-49 ho fatto la prima gara di fondo a Fusine ed ero arrivato terzo, mi ricordo ancora una medaglietta in bronzo. Poi ho trovato Mario Plazzotta, Mario Trampolin che lo chiamano a Tarvisio, e ho cominciato a saltare. E nel salto riuscivo abbastanza bene, naturalmente facevo qualche garetta anche di discesa e avevo abbandonato il fondo per il periodo che facevo salto. Nel salto sono stato campione italiano di combinata, avevo fatto dei buoni piazzamenti, avevo vinto una gara in Austria e poi a Cortina nel 54 ho atterrato con la testa e con la spalla, c'era un trofeo Campari, e lì è finita la carriera perché avevo una lesione labirintica, danni piuttosto notevoli, la spalla non si è più rimessa. Ma Piussi non sarà destinato allo sci. Lo aspetterà una carriera diversa sui monti di tutto il mondo. Qualche anno prima, infatti, aveva incontrato Berto Perissutti, un giovanotto di Cave del Predil, già esperto rocciatore, a cui aveva chiesto di farlo salire con lui Lago di Villaco, nel gruppo degli Off-Ward. L'incontro si sarà rivelato determinante. Io attacco sto spigoletto qua, che era piuttosto un po' spigoletto, un po' rognoso, sul Lago di Villaco. Parto, faccio il passaggio, poi quando sono a una quindicina di metri mi giro e guardo per vederlo come viene su lui e mi chiede come si passa, e io ho detto vedi sono gli appigli, vieni su così come che sugli appigli, no? Quando l'ho visto passare su questo passaggio qui che era esposto e abbastanza duro, quando l'ho visto passare ho avuto la netta sensazione dell'alpinista che stava sorgendo forte. Era già evidente, no? Perché da adito, subito dopo, avevamo fatto il Deia. Vederlo passare, il Deia sempre sulla madre di Camosci, vederlo a fare i passaggi era lo spettacolo. Quello era nato per l'alpinismo. Con Berto Perissutti e con suo fratello Arnaldo, detto il Plume, ossia il Piuma per il suo corpo lungo e leggero, Piussi compirà il suo apprendistato alpinistico sui monti di casa. Il Montasio, gli Off-Ward, il Mangart, il Canin. Nell'agosto del 54 affronta la prima grande impresa alpinistica della sua carriera. È l'inviolata parete nord del piccolo Mangart di Coritenza. Conducono la cordata Arnaldo Perissutti, il Plume,
e Lorenzo Buffon, il giovane Piussi, li segue. I tre attaccarono la mattina di buon'ora e dopo 50 metri erano entrati in un piccolo camino. Cominciavano le difficoltà. Superarono il camino e poi, più a destra, un'esigua cengia viscida e rotta, poi una fessura e infine un tettaccio maledetto che aveva voluto una dozzina di chiodi. Dal successivo posto di fermata, Plume era salito qualche metro. Aveva provato un po' qua, un po' là, ma era sempre tornato indietro. E così Renzo. E allora è Ignazio a provare. Passa davanti, supera l'ostacolo, risolve il problema. È la prima delle sue quattro grandi imprese nella catena del Mangart. Le altre, con i fratelli Perissutti, saranno dapprima i due pilastri della Veunza. Il primo, quello occidentale nel 55. Il secondo, quello orientale nel 56. Poi, più tardi, nel 62 sarà di nuovo sul piccolo Mangart di Coritenza. Questa volta per salire il pilastro occidentale, poco distante dalla parete già salita coi Perissutti. Saranno con lui l'amico Berto e Sergio Bellini. Con Arnaldo Perissutti, Lorenzo Buffon e Bruno Giacomuzzi compie nel 56 la prima invernale della traversata di tutta la catena del Mangart. La Ponza Grande, Forcella Ponza, Forca Planizza, Ponza di Mezzo, Forca Rossa, Ponza di Dietro, Sella Strugova, Veunza, Forcella Sagerza, Piccolo Mangart di Coritenza, Mala Forca e infine il Grande Mangart. È una salita condotta con mezzi di una povertà disarmante, in un ambiente comunque ostile e a temperature molto basse. Era un freddo cane e in più abbiamo preso la bufera dopo la Forcella Sagerza. Dopo il primo bivacco Renzo non poteva calzare le scarpe perché si erano gelate e le aveva tra l'altro anche piccole. Ha dovuto mettere, lui aveva il 40, ha dovuto mettere le mie che avevo in riserva di fondo, che avevano il 46, e ha dovuto mettere anche i miei ramponi che io poi sono rimasto senza. E così se l'è cavata. Ci vogliono 3 giorni e 2 bivacchi per arrivare in cima al Mangart e poi discendere a valle. E l'attrezzatura non è certo delle migliori. Siccome che avevamo materiale da bivacco così, avevamo dei sacchi a pelo, ma erano piuttosto malandati. Abbiamo preso al rifugio Zacchi, ognuno una coperta e anche la bandiera, e così ci siamo avvolti nella bandiera per proteggersi ulteriormente. Era una bella bandiera grande, naturalmente l'abbiamo riportata al rifugio. Saranno tutte imprese di valore assoluto, ma dovranno passare gli anni prima che il mondo alpinistico se ne accorga. Le Giulie non hanno né danno la fama delle Dolomiti e il gruppo dei Tarvisiani deve ancora farsi conoscere fuori dei monti di casa. Dal 54 al 56 Piussi lavora nelle miniere di Cave del Predil e a Cave del Predil viene fondata la prima stazione di soccorso alpino del Friuli. Anche nelle Giulie, infatti, la pratica dell'arrampicata comincia ad essere più diffusa. Piussi è nella squadra di punta, ma i soccorsi più numerosi non li compie a favore di rocciatori in difficoltà, bensì di profughi jugoslavi che cercano una via di fuga calandosi dalle pareti del Mangart sotto gli spari delle guardie di confine e rimanendo molto spesso incrodati. È successo sulla Leo Schulze al Mangart, penso nel 57. C-
5 o 6 persone, fra cui due donne, erano scese lungo la via Leo Xulze, appunto, della Nord, fino quasi a Bassa. Sono andati a incrollarsi sopra, fra due tetti quasi. Erano scesi con dei gangheri, quelli che si mettono sulle imposte, facevano le doppie su quelli. E hanno passato una notte, li avevano sentiti e poi li abbiamo calati giù come salami, impacchettati, ma non hanno fatto nessuna reazione, proprio come fossero stati, diciamo, anestezzati nel vuoto, nelle donne, negli uomini, accettavano tutto quello che si faceva come fossero sacchi di patate, fino a Bassa. Poi sono stati molto gentili, sono andati in Canada e sono tornati dopo una decina d'anni e ci hanno regalato una corda, questo mi ricordo. Per Piussi, la prima vera e propria spedizione dolomitica è del 1955. C'era una via, quella volta, che veniva data come la via in arrampicata libera più difficile delle Alpi, la via del grande Lacedelli, primo salitore del K2, sulla cima Scotoni, nel gruppo di Fanis. Nessuno era ancora stato in grado di ripeterla e a Cortina tutti attendevano che venisse un alpinista di fama a cimentarsi con essa. E invece, inaspettatamente, arriva Ignazio Piussi e percorre la via tutta d'un fiato. Con lui ci sono i compagni di sempre. Che eravamo in tre che abbiamo fatto la salita. Il primo pezzo con Plume, con Arnaldo Perissutti, fino alla prima cenza, poi lui stava male. Il secondo pezzo, cioè fino alla fine, con Renzo Bulfon. Che l'abbiamo fatta con un bivacco solo, che è il bivacco, l'unico bivacco l'ho fatto io da solo e poi ho tirato su Renzo. Ma Ignazio Piussi non ha ancora abbandonato né il fondo né, nonostante l'infortunio, il salto. Come sportivo può uscire dalla sua valle a spese della Fisi. È un modo per conoscere il mondo che l'alpinismo non gli può ancora concedere. Ci si incontrava con gli altri e col mondo facendo dello sport e si conosceva della gente di città, di fuori, parecchia anche, sono le conoscenze che sono rimaste ancora, altrimenti si restava nel guscio, cioè c'era la volontà di uscire dal proprio mondo, che non era male, ma non era chiuso, era limitato. E lo sport era l'unica via che si poteva praticare. Nel 56 parte per il servizio militare e, come per molti compaesani della sua generazione, è il primo pretesto per stare a lungo lontano da casa. Viene subito aggregato al nucleo sportivo della divisione Julia. Partecipa a numerose gare di fondo, di salto e di sci alpinismo, finché viene aggregato al nucleo sportivo dell'esercito a Courmayeur. Lì sono le sue esperienze di caccia che lo aiutano. Rivelatosi ottimo tiratore, viene selezionato per i campionati mondiali militari di biathlon, disciplina in cui, ancora una volta, avrà modo di mostrare tutto il suo talento atletico. Il servizio militare, però, gli fa anche conoscere il Monte Bianco. Sarà un monte che non dimenticherà tanto presto e al quale tornerà per una delle sue più ardue imprese di alpinista. Al ritorno a casa, non troverà di meglio che impiegarsi come boscaiolo. I soldi in tasca sono pochi e le salite in Dolomiti costano per lui, come per un giovane alpinista di oggi, una spedizione in Patagonia. Ma Piussi è allenato come mai in vita sua e nel 59 compie la più straordinaria delle sue prime ascensioni, la parete sud della Torre Trieste, nel gruppo dolomitico della Civetta.
A destra e a sinistra di quel muro giallo ci sono già le vie di Carlesso, di Tissi, di Cassin, ma in mezzo non ci è passato ancora nessuno. Nel settembre del 59, Ignazio Piussi e Giorgio Redaelli tentano l'impresa. Ci vogliono 5 giorni e 4 bivacchi per attraversare quella muraglia di 750 metri e arrivare in vetta. Il primo bivacco lo aveva fatto sulle staffe dentro nella prima parte concava, quella gialla, il secondo sulla cenza con acqua, il terzo due terzi con seduti su uno spuntoncino e il quarto sullo strapiombo finale in un reticolo di corde che io mi sono trovato a un certo momento che dormivo testa in giù. Su quelle rocce gialle il caldo è infernale e la mancanza d'acqua al limite della sopportazione. Sì, adesso non ricordo qual era il giorno, ma penso che sia stato il penultimo o l'ultimo giorno. Giù nel torrentello, nel ruscello che esce dalla Val dei Cantoni, dove questo passa sulla strada, ho visto una jeep che si è fermata proprio in mezzo al torrentello. E io avevo una sete che spaventosa. Dico, ma guarda, quelli là mi sono fermati con la jeep nell'acqua, nella mia acqua, che mi sporcano l'acqua. E io davo i numeri ormai. Alla fine, quando sono tornato, sono passato sul torrentello e non ho neanche bevuto perché avevo bevuto una birra e mi aveva saziato, ero mezzo sbronzo. L'impresa lo consacrerà definitivamente nel gota dell'alpinismo internazionale, tanto che il club alpino francese, che ogni anno ospitava a Chamonix i 2 migliori alpinisti italiani del momento, lo invita a un lungo e gratuito stage sul Monte Bianco. Sul Monte Bianco conoscerà uno dei più valenti rocciatori francesi, Pierre Julien, che così scriverà di lui. Nel corso di questa ascensione ho incontrato l'uomo e l'alpinista più impressionante che abbia visto durante la mia lunga carriera. Ci siamo conosciuti realizzando una prima nella catena dei Pizzi. La mia ammirazione è tutta per lui. Mi auguro che il suo valore sia riconosciuto da tutti. Senza dubbio è uno dei più grandi arrampicatori che ci siano. Le sue qualità di alpinista sono complete. Ambizioso senza essere temerario, prudente al massimo. Personalmente lo giudico il più grande alpinista del mondo. Rispetto a quella di tutti gli alpinisti che ho conosciuto a tutt'oggi, la sua tecnica è indiscutibilmente la più grande. Pierre Julien, guida francese. Quell'estate sul Monte Bianco, poco prima dell'arrivo di Piussi a Chamonix, si consuma una delle più impressionanti tragedie che l'alpinismo ricordi. Nel tentativo di salire il pilone centrale di Freney, Oggioni, Guillon, Vieille e Coleman muoiono stremati nella bufera. Si salvano Pierre Mazot, Roberto Gallieni e Walter Bonatti. 20 giorni dopo, Piussi e Julien avanzano ancora rispetto a Walter Bonatti, ma sulla Candela sono respinti dal maltempo. Un mese dopo, Piussi e Julien ritentano insieme con Roger Paulet-Villard e con René Desmaisons. Ma 3 inglesi e 1 polacco li precedono di qualche ora. Alla base della Candela, il monolito finale, più si raggiunge gli inglesi che non hanno più chiodi e non sono in grado di proseguire. Più si potrebbe superarli. Gli inglesi chiedono di essere aiutati e si accordano per spartire il merito facendo cordata comune. Tuttavia gli inglesi sono ben lontani dal rispettare i patti. Giunti in cima, non aspettano nessuno. Che strano e diverso modo di affrontare una salita era quello. Più un convegno alpinistico d'alto livello che un sodalizio fraterno. Si partiva da mondi diversi senza conoscersi o quasi, e ci si ritrovava lassù,
ognuno con la sua lingua, le sue idee in testa. Ci si ritrovava per partire in fretta, per agire risolutamente e poi ritornare a casa. Era in contatto con noi, era il polacco, e allora facciamo tutta una cordata, sì, la cordata europea, ma Julien dice no, no, a gauche, della fissure, a gauche, tu non era d'accordo. Invece De Maison ha fatto, vabbè, siamo andati lì. Era l'alpinismo estremo delle celebrità e le prese con una montagna che concedeva poco tempo, che non lasciava possibilità di riflessione e di contemplazione, che chiedeva all'uomo di spogliarsi di parte della sua umanità. Fino al mattino io li ho trovato Bonington, ho incontrato Cloak sulla Cenza, ma cioè noi andiamo avanti perché qui non si sta in tutti, ma sono partiti come razzi, sono fermati solo a Chamonix, insomma. Non ci hanno aspettato, ci abbiamo trovato un bello stronzo lì, non sapevamo cosa farne. Ecco. E non solo non li hanno attesi, ma non hanno neppure spartito quel merito che doveva essere prima di tutto di Bonatti, che aveva percorso per primo più di due terzi della via, poi di Piussi, che nel tentativo successivo aveva fatto il resto, e infine anche di tutta la cordata italo-francese che li aveva riforniti di chiodi e di cunei. L'impresa lascia a Piussi un gusto amaro in bocca. Quegli anni nasce con il bellunese Roberto Sorgato un sodalizio destinato a trasformarsi in una duratura amicizia. Con Sorgato, infatti, Piussi matura nel 63 il progetto di un'impresa straordinaria, la prima invernale della via Solleder-Lettenbauer, nel cuore della parete nord-ovest della Civetta. L'invernale della Solleder del Civetta era sempre stato uno dei sogni della mia giovinezza. E io, per vedere la Solleder come quali erano le condizioni, le situazioni dell'inverno, io tutti gli inverni degli anni 50, a partire dal 54 in poi, tutti gli inverni salivo su con gli sci, da solo, con qualcuno, con i cannocchiali, a guardare cosa succedeva d'inverno sulla Solleder, dove ghiacciava, dove cosa succedeva nella cascata di ghiaccio, tutta la cosa. E quindi ero il più preparato, diciamo, sulle condizioni di questa salita. Poi, quando è arrivato il momento che si poteva fare, ho scelto le persone che mi sembravano più adatte per realizzare l'impresa. E quindi c'era fuori dubbio Tony Hibbler, che aveva un'enorme esperienza con l'invernale dell'Eiger. Ignazio Piussi, perché era il più forte della nazione in quegli anni. Giorgio Radaelli, perché era sempre stato un ottimo secondo veloce che portava su abbastanza materiale. E quindi ho cercato di riunire questi tre amici e per attaccare questa via, che era veramente un problemone difficile. E poi al momento buono, io con Ignazio andavo all'attacco per attrezzare i primi 200 metri, 100 metri, in una di queste sortite c'era un grande freddo, cioè io rimanevo lì a tenere le corde, io mi sono ammalato, ho preso una fortissima tonsillite con febbre a 40, per cui quando è stato ora, io sono sceso con la teleferica che porta a Rifugio Tissi, teleferica dei materiali che porta gli approvvigionamenti, che poi era proibito assolutamente da utilizzare per le persone, ma in quegli anni si potevano ancora fare queste cose. E loro tre sono partiti e hanno attaccato e hanno cominciato a salire. Io sono sceso all'ospedale di Belluno. Mi hanno curato allora con la penicillina velocemente, mi è passata la febbre e ho cercato qualcuno che fosse all'altezza e ho trovato Natalino Menegus e Marcello Bonafede, ai quali ho proposto di andare subito ad attaccarla. E abbiamo attaccato la via 4 giorni dopo loro.
ci siamo privilegiati da tutto il lavoro che loro avevano fatto, perché tutta la via era tracciata, insomma, gli scalini sul ghiaccio erano fatti, i bivacchi erano stati utilizzati, e quindi abbiamo potuto fare anche noi la seconda internale. Sorgato darà la misura di un alpinismo disinteressato alle attestazioni di merito. Della sua impresa nessuno parlerà, benché essa sia rimasta tra i momenti più alti dell'alpinismo italiano. Nel frattempo, Piussi, dopo il primo facile tratto, procede con lentezza esasperante. Di quel passo poi siamo andati avanti tutti i giorni, cioè il resto dei giorni, non è che 8 giorni, 7 giorni, insomma, 7 bivacchi e 8 giorni. Non è che la progressione fosse aumentata all'infuori delle attraversate più facili, perché c'era il cristallino. La paura più grossa era quella di che cambiasse il tempo. Abbiamo avuto fortuna, perché siamo usciti col bel tempo e 2 giorni dopo è cambiato. Se fosse arrivato il brutto tempo a metà parete sarebbe stata dura, perché avevamo le corde tenute in riserva, che ne avevamo in sovrappiù, e sul ghiacciaio del cristallino le abbiamo molate giù tutte. Cioè avevamo queste corde che aggiunte si scendeva a 300 metri e poi giù a doppie. Cioè era un'eventualità come salvagente. Dopo, molate quelle, era fatta la frittata. O uscire o restare lì, ma si sarebbe ancora lì se non ci tiravamo fuori la morte, insomma. La via Solleder, primo storico sesto grado delle Dolomiti, non è una via proibitiva d'estate. Tuttavia, già nella bella stagione, è un banco di prova assai impegnativo per ogni alpinista. La pericolosità della sua roccia spesso bagnata, le scariche di sassi, la lunghezza del percorso, la continuità dei tratti difficili ne fanno il terreno di un'impresa da non sottovalutare mai. D'inverno, però, queste caratteristiche creano delle condizioni pressoché insuperabili. Svolgendosi lungo una serie impressionante di canaloni, tutto ciò che d'estate può considerarsi relativamente facile, con la stagione fredda diventa più impegnativo che gli stessi passaggi di sesto grado. Ci sono ostacoli da battere continuamente, fessure da liberare dal ghiaccio, neve da sgomberare dai terrazzini, ne va i pensili da attraversare in precarie situazioni di sicurezza. È infatti quasi impossibile in certi tratti piantare chiodi che garantiscano un minimo di assicurazione. E tutto ciò senza contare le basse temperature che creano seri problemi alle mani a contatto con la roccia. A Piussi e compagni servono 8 giorni e 7 notti con temperature vicine ai 20 gradi sotto zero per arrivare in cima alla civetta. E caso straordinario per un'impresa di questo genere, che non lascia spazio a nessun tipo di distrazione, hanno con loro una cinepresa a 16 mm, con cui Tony Hibbler, il cinematore dei tre, documenta tutta la salita. Le immagini che state vedendo, infatti, benché ovviamente non possano riferirsi ai momenti più difficili o drammatici, sono un documento eccezionale per l'epoca e lo sarebbero per una salita di questo tipo anche ai giorni nostri. Le notti sono estremamente rigide e l'attrezzatura di quegli anni è semplicemente ridicola rispetto a quella che hanno a disposizione oggi gli alpinisti. Per sciogliere l'acqua, solo un fornelletto a benzina che darà poi dei seri problemi alla cordata. Arrampicare è rischioso e difficile, ma anche guidare un'auto a 300 all'ora è rischioso e difficile. Anche gettarsi con un parapendio da un grattacielo.
solo che arrampicare ha significato. Il rischio e la difficoltà dell'alpinismo sono inserite in quel contesto pieno di significati che è la natura in uno dei suoi aspetti più solenni, misteriosi e stupefacenti. In montagna, infatti, ogni forma, ogni colore, ogni evento, ogni creatura è simbolo di qualche cosa di perenne. Il coraggio e la sofferenza traggono giustificazione e senso da questo simbolo. Senza di esso, l'alpinismo non è più nulla, o è solo una delle tante funambolesche attività che l'inquieto uomo moderno si è studiato di intraprendere per appagare il suo bisogno di stimoli. Piussi è sempre davanti, è sempre lui il primo di cordata e sarà lui a risolvere anche altre difficoltà. Poi siamo rimasti senza il carburante per il fornello. Il fornelletto di Hitler era l'ultimo ritrovamento piccolo tedesco, parlava tedesco proprio, perfetto, solo che usava benzina avio. E Hitler, pensando che super, la benzina super, ha messo dentro super, ha comprato la super e si è tappato. E dopo due giorni siamo rimasti senza carburante, cioè senza il fuoco per poter... Il carburante c'era, il fuoco non c'era, non si poteva far fuoco, insomma per sciogliere l'acqua, senza acqua non si andava. E allora io con i culi che avevamo facevo degli stecchetti e con gli stecchetti il fuoco e col fuoco scioglievo l'acqua. Solo che c'era un problema, il fumo mi entrava dentro nelle ferite, negli occhi, ma più nelle ferite, e mi dava un fastidio enorme perché penso sia corrosivo, non mi lasciava dormire, dormivo ma a fatica perché piuttosto solo. È come avere dell'alcol continuamente su una ferita tutta la notte, ecco. Chiedersi e trovare il perché di tutti questi sforzi, allora come oggi, non è facile. Eppure ci deve essere una ragione se l'uomo fa tanta fatica e rischia tanto per raggiungere una vetta. Una ragione semplice che riunisca in sé tutte le ragioni che sono state trovate per l'alpinismo. Perché cercare la via più difficile? Perché soffrire tanto per percorrerla in condizioni così ostili? Perché addirittura porre a repentaglio la propria vita per questo scopo? Immaginiamoci lo sguardo, il pensiero, la concentrazione, i sentimenti di chi sta scalando una parete e patisce la fatica, il freddo, la ferita, la paura, ma vuole arrivare in cima. Immaginiamoci il sentimento deciso e violento che adopera per allontanare gli ostacoli psicologici quando questi si fanno pressanti e quello che impiega per affrontare gradualmente quelli fisici per superare ogni impedimento. È fatto di durezza, di orgoglio, di rabbia, ma è fatto anche di umiltà, di calma, di sconfinata pazienza. Ebbene, tutto questo può apparire perfettamente inutile, ingiustificato o addirittura il gioco sconsiderato e funesto di chi non sa dare valore alla vita, ma non può apparire privo di ragione. Una ragione c'è, quindi, ma sembra faccia di tutto per restare nascosta, per farsi sostituire da altre ragioni, ogni volta plausibili, ma ogni volta insufficienti. Il desiderio di primeggiare, la vanità, il bisogno di stimoli forti per dare una ragione alla propria vita, il desiderio di conquista, il bisogno di superare la paura, la sfida alla limitatezza dell'uomo. Ma c'è un alpinista che salga con una sola idea di queste nel cuore o nella testa? No, l'alpinista sale per uno scopo molto più semplice, per arrivare in cima. E la cima rappresenta, sostituisce, simboleggia tutto. Analizzare il significato della cima è un po' frantumarne la semplicità e l'unità dell'idea. È per questo, forse, che ogni altro scopo deve restar celato alla consapevolezza di chi sale, che ne può percepire solo le spinte sotterranee e potenti. È in questa sua mancanza, infatti, che l'alpinista acquista innocenza. E non perché sia uno sconsiderato, ma perché non di scopi ha bisogno, ma di un simbolo come la cima
e di tutta la forza suggestiva che essa emana. Questo simbolo, però, è vivo finché si lotta per raggiungerlo. Quando viene raggiunto, si spegne. La cima, come risultato, è nulla. Come obiettivo è tutto. Essa è nel passo dell'alpinista, nello sforzo che fa per elevarsi, nel movimento che compie il suo corpo per guadagnare l'altezza. Essa è nella via, quindi, come è stato già detto, non sulla sommità del monte. Ed è per questo che l'alpinista ritorna a salire, perché la cima è sempre tristemente inadeguata allo sforzo che compie per raggiungerla. Ecco perché nell'alpinismo di concreto non c'è che il salire, il desiderio, il passaggio, il controllo, la fatica. E la cima è un simulacro che la nostra interiorità, se può, riempie di significato, e se non può, lascia oscuro, seguendo suggestioni eterne e universali. Io sono arrivato su in cima e mi è venuto il groppo, no? Perché insomma, c'era anche ragione per avere il groppo. E poi ho recuperato Tony e dico, non doveva farmi vedere a piangere perché lui, insomma, gli italiani, i tedeschi sono duri. È arrivato su Tony e mi ha abbracciato e si è messo a piangere come un vitello, dunque no, abbiamo pianto in due, ecco. Sempre nel 63, ma d'estate, Ignazio Piussi e Roberto Sorgato tenteranno la parete nord del leggendario quanto funesto Eiger, ma verranno sempre respinti dal maltempo. Tenteranno addirittura d'inverno, ma ancora nulla. Tra estate e inverno andranno ben 17 volte all'attacco della parete. Quindi siamo andati, tornati, e tutti questi insuccessi sembravano una grande delusione, mentre non ci rendevamo conto che ci siamo sempre salvati la pelle e che gli altri l'hanno persa. L'Eiger è stato un po' questo, insomma. Nessun alpinista può contare un numero così grande di tentativi, poiché l'Eiger o si distrae e concede una rapida e quasi sempre fortunata vittoria, o stronca ogni tentativo e molte volte vuole la tragedia. Buffo monte l'Eiger, dove da un versante si muore e dall'altro si sale col trenino guardando il panorama. In quegli anni la vita di Piussi non è ormai più la vita del montanaro della Val Raccolana. Da un pezzo lavora come tecnico dell'Enel ed è di continuo fuori casa. Nel 1964 è tra i primi ad accorrere per prestare aiuto dopo la sciagura del Vajont. Poi rimarrà in zona con l'Enel per lavorare alla ricostruzione di Longarone e alla risistemazione del territorio. Nel 65 si sposa e si trasferisce a Pieve di Cadore, che diventerà così la sua seconda patria. I bellunesi lo adottano e lo fanno montare sul Bob. Improvvisamente più si ritorna sportivo. Partecipa ai campionati italiani, dove arriva terzo con il Badue, con Gianpietro Genova, e quinto col Bobba 4, con Genova, Tabacchi e Ciatti. Ma l'estate del 65 è anche l'estate di un'altra grande impresa sulla civetta.
con il francese Pierre Mazot e ancora con Roberto Sorgato, sale la punta Tissi per una via che verrà definita la Via del Miracolo. È per un vero miracolo, infatti, che i tre usciranno da una brutta avventura. Un grande lampo squarcia il cielo, c'è una cannonata, alziamo la testa e vediamo che un pilastro intero si disintegra per aria e ci sta venendo addosso di non so quante tonnellate o di metri cubi, che Ignazio se ne intende di più, no? E Mazot si è ficcato sotto la mia pancia, che era affiancato me, mi ha colpito la mano anche sulla testa, sulla schiena, e Mazot l'ha preso sulla testa, cioè ha sfiorato me e l'ha preso sotto sulla testa, si è rilassato naturalmente con la botta, anche pur essendo un buon incassatore. Ho gridato a Roberto che il francese era morto. In quel momento Pierre si è scosso e ha detto, in francese naturalmente, «Merde, sono pas mort!» ed è tornato a svenire. L'ultima grande impresa dolomitica di Ignazio Piussi è lo spigolo nord-ovest della cima Su Alto, sempre nel gruppo della Civetta. Nel 67, su quella superba lama di calcare, sale con Aldo Anghileri, Guerino Cariboni, Ernesto Panzeri, Lecchesi, e Alziro Molin di Misurina. Con i suoi 800 metri, con il suo alternarsi impressionante di arrampicata libera e artificiale, la salita sull'affilato spigolo della Su Alto rimane uno dei capolavori alpinistici di quegli anni. Da allora fino al 75, anno in cui smetterà di arrampicare, Ignazio Piussi si rivolgerà a una dimensione alpinisticamente diversa. In due spedizioni himalayane, l'una sul Churen Himal, condotta da Paolo Consiglio, l'altra con Messner, sull'Ozze, condotta da Riccardo Cassin, non avrà successo. In Antartide, tuttavia, compirà ancora un'impresa che, quantunque poco celebrata, è da annoverarsi tra le più grandi avventure esplorative della storia antartica. Con un giovane e inesperto geografo del Centro Nazionale Ricerche, il professor Marcello Manzoni, si addentra, primo italiano, nel continente antartico. Hanno una tenda, due sacchi a pelo, viveri per una ventina di giorni, niente radio e un equipaggiamento che oggi si definirebbe primitivo. La tenda aveva un fondo impermeabile, dopo mettevamo carta igienica e poi avevamo due sacchi da bivacco, due sacchi piumino, e dentro andavamo noi naturalmente vestiti, ma era sempre freddo comunque. Difatti lo sento ancora. Il viaggio di Ignazio cominciava. Diversamente da ogni suo precedente, questo avrebbe posseduto anche la dimensione orizzontale. Sarebbe stato una sorta di attraversamento labirintico da cui lui sarebbe uscito col filo d'Arianna della sua atavica padronanza degli elementi naturali. Durante il lungo giro, Piussi salirà una decina di cime inviolate. Durerà 21 giorni la loro avventura, con temperature attorno ai 40 gradi sotto lo zero, e venti che soffiano a 150 km orari. Il giorno 16, alle 5 del pomeriggio, partono per il Monte San Paulus. È una cima inviolata ed è la montagna più alta che scorgono lì attorno. Raggiunge i 2450 metri. Quando arrivano in cima, più si annota. Ore 00:05 del 17 dicembre 1969, CAI. Ignazio Piussi e Marcello Manzoni, Italia.
Ho fatto una gran fatica a scrivere queste poche parole, perché la Biro non scrive e la matita non si trova. Il momento più brutto, più pericoloso, è stato l'attraversamento di una parte saracata e quando ci ha preso brutto tempo, che siamo rimasti 2 giorni chiusi in tenda col vento che soffiava oltre 100 km l'ora in cima a una cresta e non si sapeva quando smettesse e non si poteva uscire. E quello in più era il terz'ultimo giorno, invece si è messo a nevicare e non riuscivamo a scendere al plateau, trovare una strada. Finalmente l'abbiamo trovata, ma era molto pericolosa. È andato tutto bene. Se uno di noi fosse scivolato, avesse fatto male, sarebbe stata la morte garantita. Così scrive Ignazio Piussi sul suo taccuino antartico. Un passo dopo l'altro e si procede. Le nostre membra sono martoriate e doloranti, la nostra schiena piagata. Marcello ha un ginocchio gonfio che gli duole. Durante le soste, che diventano sempre più frequenti, controllo sulla carta quanto ci manca. Per incoraggiare Marcello, cerco di imbrogliarlo sulle distanze. Riprendiamo la marcia. Ci fermiamo. Riprendiamo. Mi si appanna la vista. Comincio a sentire il pericolo dello sfinimento. È mezzanotte quando Ignazio alza la testa. Lontana meno di 1 chilometro, una tenda rossa. Dietro, un pianoro bianco e liscio. Arrivano stremati alla base di Vanda, dove tutti li danno ormai per morti, senza più combustibile, senza più cibo, senza più forze. Dopo ci sarà solo un lento riavvicinamento verso casa. Da Pieve di Cadore andrà ad Udine, da Udine a Tricesimo e da Tricesimo al suo paese natio, Piani di là, in Val Raccolana, proprio sotto quella sella nevea al di là della quale gestisce una piccola baita, Malga Cregnedul, che gli dà di che vivere e che è l'anello definitivo che più si è voluto stringere con la sua gente, con le sue valli, con le sue montagne. Dopo una lunga parentesi sono tornato a Piani, da dove sono partito più di 50 anni fa. E sono contento di aver fatto questo ritorno perché vivo nel mio ambiente proprio. Adesso gestisco questa casera, mi piace proprio, oltretutto perché incontro della gente e metto a posto, anche voglio che si conservino queste cose. Queste costruzioni, anche perché resta un posto di lavoro quando io me ne andrò, per quelli della valle. Qui lasciamo Ignazio Piussi, il più forte dei montanari delle Giulie, pastore, bracconiere, alpinista, viaggiatore e sognatore. Tutto ciò che ha fatto, che ha veduto, che ha inseguito, la sua vita che è stata ed è ancora di orizzonti e di confini, si riflette oggi interamente in lui.